costruiscono il ponte del Guano, ma dopo poche ore di nuovo tutto come prima, serve intervento drastico. Rifiuti abbandonati al cimitero, il sindaco di Mussolente assicura hanno le ore contate i furbetti. No al referendum, la parola a chi non vuole la fusione, si avvicina alla data della consultazione popolare. Apre il calciomercato, l'FC Bassano 1903 spara in anticipo i botti, in arrivo Garbuglio e Baldissera. Natale in città tra solidarietà e il villaggio di Babbo Natale, ecco gli eventi bassanesi. Libriamoci, lettura ad alta voce, i bambini della TV dei ragazzi alle prese con la letteratura. Lascia un conto da più di 2000 euro da pagare a un bed and breakfast dell'Alta, scatta la denuncia. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Bassano, l'informazione di Rete Veneta in diretta con tante novità. Iniziamo parlando del Ponte Vecchio, bombardato dai piccioni, è proprio il caso di dirlo, abbiamo testimoniato la situazione nelle scorse ore, ci avevano assicurato che oggi ci sarebbe stato un intervento di pulizia, siamo andati a vedere cosa è successo e ve lo spieghiamo nel servizio. Ieri, oggi, vedete qualche differenza? No? Nemmeno noi. Per quanto stamattina, come annunciato nei nostri TG, siano passati gli uomini di Etra per pulire il pavimento del ponte dagli escrementi dei piccioni. Che siano passati a pulirlo lo conferma anche chi lavora sul ponte. Sono passati, sono venuto qui alle 8 e guardi, c'è ancora l'umidità a terra che è bagnato, sono passati. Però non sembra che siano passati a pulire. Purtroppo il problema c'è, esiste, perché sì. I colombi sono qui, vivono qui, per cui... Certo è che tutto è uguale a ieri, un degrado assoluto su un simbolo che già sta soffrendo per le ben note vicende legate ai lavori di restauro. Già a suo tempo Rete Veneta aveva sollevato per prima, lo ricorderete, la situazione di sporcizia a causa dei piccioni che si sono fatti casa sulle travi, come vedete, e usano il monumento come una toilette. Avevamo interessato l'ULS, c'eravamo attivati per far sì che il comune di Bassano in primis, il quartiere poi, si attivassero per ridare decoro a questo ponte vecchio. Qualcosa si era mosso. Poi per settimane il silenzio. Ieri la questione è tornata alla ribalta, ma non se ne viene fuori. L'amministrazione dovrebbe impegnarsi maggiormente perché oggi il biglietto da visita per i turisti e per una città definita a forte vocazione turistica lascia perplessi. Poi adesso andiamo verso le feste natalizie, il ponte dall'8 di dicembre, per cui turisti ce ne sono, sì, da presentarsi a festa. Bisogna intervenire con una soluzione definitiva, una bella rete, qualcosa si sta muovendo in comune, almeno stando ad alcune indiscrezioni, sembra che un preventivo sia stato chiesto per quanto riguarda una rete da posizionare proprio sul Ponte Vecchio e porre fine a questo problema e alla sporcizia. Immondizie a Mussolente, i cittadini ci avevano chiamato dicendo che furbetti spesso e volentieri lasciano qualsiasi tipo di sacchetto vicino al cimitero. Siamo andati dal sindaco a chiedere spiegazioni e ci dice che questi furbetti hanno le ore contate. Nel giro di breve penso che li beccheremo perché siamo già sulle loro tracce come abbiamo fatto 6 mesi fa. Hanno le ore contate i furbetti che da qualche settimana stanno riempiendo i bidoni di rifiuti davanti al cimitero di Casoni di Mussolente con immondizie di ogni genere. Alcuni telespettatori avevano chiamato Rete Veneta per denunciare una situazione di assoluto degrado e il sindaco Montagnier intende usare la linea dura. Nei primi mesi del 2019 sostituiranno le fototrappole con telecamere wireless, ma soprattutto... Andremo a togliere i bidoni o andremo ad inserire, quindi all'interno del cimitero dobbiamo trovare il posto perché evidentemente non disturbi i cari che vanno a trovare i loro defunti, però li toglieremo da là. Diciamo anche un'altra cosa, che sappiamo che è gente non del paese. Noi abbiamo sia i vigili e la polizia locale che i dipendenti pubblici che vanno a controllare ogni volta cosa c'è dentro questi sacchi. Normalmente sono frutto di feste con moltissime persone, perché viaggiamo dai 10 ai 12 ai 15 sacchetti neri. Già, come abbiamo documentato nel nostro servizio, Montagnier aggiunge. È una sfida che ci ha lanciato, che noi diciamo che sta vincendo poche piccole lotte, noi vinceremo nella guerra.
Allora, vi do una notizia, vediamo questa fotografia, parliamo di raccolta differenziata perché stando a un'analisi del Sole 24 Ore, Bassano risulta essere tra i comuni di medie dimensioni migliori in Europa per quanto riguarda proprio la raccolta differenziata porta a porta. Le percentuali raggiungono il 78%, che è una percentuale invidiabile per quanto riguarda la raccolta differenziata, la raccolta dei rifiuti. Nostro Tigino in aperta, come sempre vediamo la grafica, sporco e degrado vicino a casa vostra, segnalateci cosa non va, potete farlo con un SMS, con un fax oppure una mail, gli indirizzi li state vedendo in sovrimpressione. Si avvicina il voto per quanto riguarda i comuni della Val Brenta, dovrebbero fondersi in un unico comune, questa è la proposta, devono decidere i cittadini e ci sono dei cittadini, dei comitati che si battono per il no. Questa fusione viene fatta da una provenienza dell'Unione Montana, che per noi ha fatto le cose un po' arraffate, un po' arraffassonate, e crediamo che con la fusione il discorso peggiori ancora. Noi pensiamo che questa forzatura calata dall'alto, che non è nata da un'esigenza dal basso, sia un modo per condizionare. Così Aldo Negrello, ex sindaco di Valstagna, contrario alla fusione tra i 5 comuni che andrebbero a istituire il nuovo ente Val Brenta. La paura principale che hanno i contrari è che venga tolta l'identità ai singoli campanili e che perdano i servizi. I 5 comuni della valle non possono essere cancellati dalla sera alla mattina e costruire un comune che si chiama Val Brenta. Alle spalle di questi 5 comuni qua c'è la gente che vi abita, c'è la loro storia, le loro tradizioni. Per cui un progetto che nasce, come è previsto nel cartello qui, da un puro mero disegno politico, senza neanche aver prima sentito la gente cosa veramente pensa, è un progetto che per me fallisce già in partenza. Rete Veneta ovviamente continuerà a dare spazio alle ragioni dei favorevoli e dei contrari, al fine di permettere a tutti di maturare un'opinione autonoma sulla questione. Continueremo dunque a far sentire le opinioni di tutti, l'importante è comunque andare a votare, esprimersi, diritto fondamentale, dovere fondamentale. Calcio, parte, si apre il calciomercato e per il Bassano arrivano due colpi, tra altre cose c'è un attaccante che era molto richiesto in prima categoria. Nemmeno il tempo di aprire il mercato invernale, l'FC Bassano 1903 spara già i primi due colpi. Alla corte di Maino arriva Nicolò Garbuio, classe 92, in arrivo dal Treviso, l'uomo più ricercato della categoria, chiamato a rinforzare l'attacco giallorosso. Con lui a vestire da oggi il giallorosso sarà anche Davide Baldissera, classe 96, difensore esterno scuola Eurocalcio, in arrivo da 9. Non è escluso che i due domani si vedano già dalle parti del mercante, che alle 14.30 ospiterà la sfida con il Bolzano Vicentino, e con molta probabilità non è escluso neppure che Garbuio e Baldissera non siano gli unici nuovi innesti. Noi abbiamo l'assoluta necessità di vincere questo campionato, quindi faremo di tutto per poterlo fare. Abbiamo una squadra già valida, quindi due o tre innesti che faremo sicuramente ci aiuteranno a fare ancora meglio. Intanto bisogna pensare alla sfida di domani. L'avversario sulla carta è di quelli da battere, ma le sorprese in questo campionato abbiamo visto che sono sempre nascoste dietro l'angolo. Quindi guai a pensare di avere in tasca i tre punti. Gli stessi che domani cercherà di incassare anche il Cartigliano di scena a Montebelluna. In bocca al lupo al Bassano e al Cartigliano. Alcune notizie dal territorio. Bassano, bevono alcolici in classe durante l'assemblea. Per le tre studentesse del Raimondini sarebbe arrivata una condanna esemplare. 5 in condotta e 2 settimane di sospensione da spendere in lavori socialmente utili. Ma non solo, il consiglio di classe, riunito in maniera del tutto eccezionale, avrebbe anche deciso il 6 condotta, arresto della classe e un giorno di sospensione per gli studenti. Bassano, quest'anno grazie al riconoscimento speciale che l'ottava edizione della Marcia delle Acque ha avuto come evento di Bassano Città Europea dello Sport 2018 e Bassano lo sport è per tutti, è stato possibile donare ad alcune associazioni legate al mondo della disabilità un contributo economico e materiale. Le associazioni premiate l'altra sera a Raimondini sono state l'Associazione Italiana Progeria Semibasso, noi come Nemo, il Ciliegio, NBA Skin e la scuola secondaria di primo grado Bella Vitis.
Rosa, una rilevazione tridimensionale delle strade comunali, un ulteriore passo verso la completa informatizzazione della macchina dell'amministrazione comunale. Questa auto tracerà le vie rosatesi, trasferendo tutte le info a una banca dati centrale. Ci spiega il progetto l'assessore Vivian. Una rilevazione tridimensionale molto accurata e molto precisa e certificata di tutto il nostro territorio, al passo con i tempi, perché così come possiamo rilevare anche da quelle discussioni che stanno nascendo in questi tempi, il futuro delle nostre città sarà un futuro sempre più smart. Andiamo avanti, parliamo di solidarietà e di aiuto ai meno fortunati nel prossimo servizio. Un modo per aiutare famiglie in forte difficoltà, cominciando con la soddisfazione di un bisogno primario, l'alimentazione. È lo scopo della mensa di solidarietà attiva da anni a San Giacomo, che vede lavorare Unite Caritas e Parrocchia, una realtà che sta ricoprendo un ruolo fondamentale perché il numero delle persone in forte crisi economica è in netto aumento, anche in un comune come Romano. Questa mensa della solidarietà è un'eccellenza del volontariato, è un'eccellenza del volontariato di Romano ed è rivolta alle persone in difficoltà socio-economiche e familiari, persone che vivono nella solitudine. Come funziona? Funziona tutte le sere alle ore 18 nei locali gentilmente messi a disposizione della parrocchia di San Giacomo. Il cibo arriva da mense scolastiche, donazioni di gastronomie e supermercati, tutto cibo di alta qualità che però rischia di finire nella spazzatura sigillato. 75-80 pasti ogni giorno, anche sabato e la domenica. Sono più uomini o donne che vengono alla mensa? 70% uomini, 30% donne, di cui il 75% sono persone italiane. E questo è un dato inquietante, ma oggi è stata anche una giornata di condivisione di speranza e positività, perché proprio alla mensa di solidarietà il Bassano Calcio ha consegnato un assegno di 2000 euro. Era un segnale, perché la mensa di solidarietà è una cosa molto importante, perché nella vita tutto può succedere, sia nell'ambito personale, familiare, lavorativo, aziendale, per cose indipendenti da te, per fattori esterni, la vita può cambiare, per cui sempre in futuro potrai avere bisogno. Per il calcio Bassano è una dimostrazione che siamo una società che va, che non fa solo calcio, andiamo oltre il calcio. Cambiamo argomento, parliamo del villaggio di Babbo Natale che è aperto a Bassano. Babbo Natale! Niente, niente, hai ragione, è sordo, quindi più forte, dai. Uno, Babbo, due, tre. Babbo Natale! No, bisogna fare qualcosa meglio, vedete? Ancora più forte, un'ultima volta, dai. Uno, due, tre. Babbo Natale! Mi sa che stavolta ci siete riusciti, eh? Sentite la campanella, eccolo! Siete riusciti anche a ingaggiare il vero Babbo Natale? Ci mancherebbe, a Bassano del Grappa abbiamo deciso che non ci facciamo mancare nulla e quindi anche noi abbiamo un autentico Babbo Natale con barba vera e venite a provare se vi sto mentendo e vi aspettiamo tutti quanti. E non ci sono dubbi, saranno tantissimi quanti visiteranno il villaggio di Babbo Natale allestito da Confcommercio Bassano in piazzetta Guadagnini. Grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale e SIS, Confcommercio e gli amici di Palladio Florist siamo riusciti a ricreare questo villaggio di Babbo Natale, bellissimo, unico nel suo genere e riporta molto l'atmosfera natalizia che tanto mancava. Oggi l'inaugurazione ufficiale del villaggio, che rimarrà aperto fino al prossimo 6 gennaio e ospiterà tutti i fine settimana Babbo Natale, pronto ad ascoltare i desideri dei più piccoli. Ma qual è invece il desiderio di Babbo Natale? Sono arrivato all'età di 83 anni, sono per 84, adoro Natale e spero solo che possa continuare ancora per un po' di tempo. Adesso parliamo di ragazzi alle prese con la lettura ad alta voce, stiamo parlando della TV dei ragazzi. Tutti. Siamo andati a trovare i bambini della scuola dell'infanzia di Crosara che hanno partecipato al progetto Libriamoci. Vediamo. Ciao,
cima ad una valle c'era un grassissimo mammut. Giù, nella valle, un magrissimo uomo delle caverne. L'uomo aveva tantissima fame. Era stanco di mangiare erbaccia. Era stanco di sgranocchiare i semini. Io, uomo di grande caverna, volere mangiare tortino. Tante persone vengono a leggerci il libro, quelli che non abbiamo letto. L'anno scorso sono venuti a leggerci i libri la veterinaria, il pedrata, la bibliotecaria. Ci hanno letto La sedia blu, Io vado e La regina dei colori. Tutti questi libri parlano della libertà. Essere liberi vuol dire essere liberi dalla prigione, dalle catene e fare quello che si vuole però rispettando le regole. Il mio libro preferito è Io sono il più forte. Qual è il tuo libro preferito? Quello di Coniglio, Il piccolo bruco fai sazio. Non voglio andare a letto. Io sono molto grasso, posso spiaccicarlo con un passo. Vediamo sabato prossimo, vi aspettiamo. Fantastici ragazzi della TV dei ragazzi, bambini in questo caso, piccolissimi. Notizie dal territorio dell'Alta Padovana. Il lungo soggiorno in agriturismo a inizio estate, poi la scomparsa. Non era una vacanza quella programmata da una cinquantenne. A rivolgersi ai carabinieri sono stati gestori dell'agriturismo che svolge anche il servizio di bed and breakfast. La donna è scomparsa senza lasciare tracce. Scoperta la mala parata, ai titolari non è rimasto altro che chiedere aiuto ai militari per rintracciarla e cercare di recuperare i 2.070 euro di conto non saldato. Cadoneghe. La notte è stata funestata da un terribile incidente, scontro frontale tra un camion e un'automobile. Una persona è rimasta gravemente ferita e portata d'urgenza in ospedale, dove è ricoverato. È successo sulla nuova statale del Santo. Ancora da stabilire la dinamica dell'incidente, ma l'automobile ha avuto la peggio nel violento impatto, tanto che una persona è rimasta incastrata tra le lamiere ad estrarla ai vigili del fuoco. Carmignano, serata di confronto con i commercianti. Il sindaco Bolis e l'assessore al commercio Grando hanno illustrato il lavoro fatto a favore degli esercizi di vicinato attraverso il progetto Sosteniamo il Commercio. La serata è stata utile anche per un confronto sui temi della gestione d'impresa e la fatturazione elettronica. In programma altre azioni che saranno inserite nel bilancio di previsione 2019. Da gennaio poi partiranno una serie di incontri di formazione. Siamo alla fine del nostro telegiornale. Questa sera 21:20 grandi film di Rete Veneta. Vi proponiamo Indagine di un cittadino al di sopra di ogni sospetto con un leggendario Gianmaria Volontè. Poi domani 9:15 Santo Rosario, a seguire la parola del Signore. Alle 10 la Santa Messa dal Santuario di Motta di Livenza. Alle 17:30, alle 20:05 Idea Formazione. Alle 17:45 Agricultura. Alle 21:20 Storie di Soldati. È tutto. Grazie per la vostra cortese attenzione. Buona serata. Noi abbiamo scelto prodotti senza conservanti. Fallo anche tu, per te e i tuoi cari. Vieni da Cherubin. Salamini di asino e suino a 2,95 euro. Salami di asino senza conservanti, 12,90 euro al chilo. Le previsioni per domani. Sulle zone montane, sereno o poco nuvoloso al mattino. Tendenza ad aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio. In pianura, maggiore nuvolosità con qualche schiarita, specie sui settori più settentrionali. Dopo il tramonto, possibili riduzioni della visibilità in pianura e qualche fondovalle. Precipitazioni al mattino generalmente assenti ovunque, dal pomeriggio non si esclude qualche debolissima pioggia. Temperature minime in aumento in pianura, stazionarie in montagna. Le massime, senza notevoli variazioni in pianura, in calo nelle valli. I prodotti cotti a legna come da tradizione li trovi da Cherubin. Pane, focacce e biscotti da 3,90 euro al chilo. Cherubin, a Bassano, via Gobbi. Tutti sabato mattina degustazione prodotti tipici locali.